tutti, benvenuti in un nuovo video video conclusivo, in realtà, per quanto riguarda le build dei nostri campioni. Domani è il grande giorno, raga. Quindi domani andremo a fare eh, il proverbiale Culetto al boss con il nostro nuovo team di zecca. Ma oggi è il giorno di costruire Auxin in Memore, e in realtà noi li abbiamo già fatto. <ride> quindi siamo venuti prima, li abbiamo già costruito perché, comunque abbiamo dovuto testare tutta una serie di build. Prima di potervi dire ok, fatelo così: lo slow boy è il ruolo più complesso dell'intero team. Se non risponde a tutti i criteri necessari, non funziona. Se non funziona, lui non funziona niente. Quindi, era necessario ecco dare un po' di sicurezza alle nostre parole, che viene già costruito. Ma questo non significa eh, che non avremo modo di discuterne per un po'. Oggi, con questo in mente, penso che possiamo spostarci nell'indice e ripassare un attimino a Aux, le sue abilità, le sue eh, debolezze anche nei confronti di questo team e vediamo un po' com'è. Eccoci qua quindi nell'indice Aux in Memore, campione epico di tipo assistenza, di affinità della forza della fazione dei rettiliani. Eh, campione molto bello, anche questo è uno dei nuovi innesti insomma, che sono stati aggiunti eh, da pochi mesi a questa parte, veramente un campione eccezionale, fantastico, eh, utilissimo contro il clan boss in uh, tipo, svariate tipologie di team in realtà, perché possiamo utilizzarlo tranquillamente anche in un team convenzionale, dove anzi ehm, potremmo addirittura andare a sfruttare meglio tutte le sue abilità. Le sue statistiche base ci aiutano per quanto riguarda la costruzione dello slow boy, almeno per quello che concerne gli HP. La difesa, invece, dovremo fare molta attenzione a come andiamo a costruirlo, apposta perché lui parte già da una difesa notevole, comunque, perché 1100 non è proprio trascurabile. E questo è un parametro ottimo, appunto, per un team convenzionale. Nel caso del budget, appunto, ci. Indurrà a determinate scelte che poi vedremo il suo attacco base non è elevatissimo, ma del resto i suoi moltiplicatori non sono eccezionali. Quindi non è con i suoi attacchi a mano, insomma, a sberle che, fa, che può dare il meglio di sé. Lo fa con tutto il resto. La sua velocità è ottima per poter lavorare eh, bene con una costruzione per cercare di renderlo magari più veloce. Nel nostro caso è una base sufficiente per permettere: di ricercare poche statistiche per raggiungere i nostri goal. Per quanto riguarda la precisione, quel 15 in più male non fa, dato che la precisione sarà. La nostra principale fonte di danno in questo caso partendo con le sue destrezze la sua a1 bastone piumato attacca un nemico due volte ogni colpo ha con i tomi un 30% di probabilità di piazzare un veleno del 5% per due turni destrezza molto simile a un campione che abbiamo già visto in precedenza che è eh, cranacciaio lo rende un buon avvelenatore per quanto riguarda l'assist al nostro avvelenatore principale quindi non possiamo affidare Dare a lui esclusivamente il compito di avvelenare il boss. però sicuramente può dare una mano e dare un apporto in più per riempire la barra del, del boss di veleni almeno, diciamo, ogni, ogni due turni, ogni tre turni, ecco, con una certa, con una certa garanzia. Ecco. Con la 2 poi attacca un nemico questa destrezza è dotata di moltiplicatori molto elevati perché mi sembra che sia 5,5 o 5,7 quindi un bel po' però nel team inammazzabile che vorremmo utilizzare noi è difficile da utilizzare perché infatti guarirà tutti gli alleati per il 10% dei loro massimi hp e questo non sarebbe niente di che ma guarisce ciascun alleato di un 2,5% extra per ciascun debuff sull'obiettivo se il boss ha 10 debuff cioè il massimo curerà per un 25% extra che si somma ai 10% per un totale del 35%. Questa cura totale potrebbe andare a compromettere il suo ruolo di slowboy. Se per qualche motivo va a farla prima. Del colpo singolo della, della skill primaria, insomma, del boss c'è il rischio che il boss decida di non attaccare lui, attaccare qualcun altro. E noi questo non lo vogliamo, pertanto, è meglio rinunciare ad una destrezza e fargli fare eh, solo la sua skill primaria. Di fatto, fino a poco tempo fa, questo non sarebbe stato possibile perché, eh, naturalmente, la sua intelligenza artificiale normale prevede l'utilizzo della sua seconda skill. Ma adesso che è programmabile, è possibile, appunto, rimuovere dai giochi questo destrezza e fargli fare quello che quello che si vuole quindi molto molto buona fa danni è vero però non fa al caso nostro almeno non in questo team e quindi non la utilizzeremo a tre peso degli leoni è una ottima skill per quanto riguarda un team convenzionale anche questa nel nostro caso non non porta nulla di vantaggioso per quanto riguarda la meccanica del, del fight, perché comunque è una skill che tende a proteggere l'intero team perché piazza un debuff e riduce attacco del 50% su tutti gli avversari per due turni. Inoltre, eh, con i tomi ha ah, un 100% di probabilità. Di ridurre del 20% il contatore di turno di ciascun avversario. Ovviamente il boss sappiamo che non può essere manipolato, ma in un contesto, per esempio, come la cripta, è un'ottima skill questa. Andiamo a ridurre quello che sono eh, i danni che può fare il team avversario. Oltretutto, andremo a controllare il suo contatore in modo tale magari da inserirci e proteggerci o fare ulteriori danni o controllarli magari con uno stun e quant'altro. Eh, inoltre, piazza una riduzione del tasso decisivo del 30%. E questo sappiamo quanto possa essere eh, decisivo contro il PVE in, gen in generale, perché eh, qualsiasi campione parte da un 15% di tasso decisivo. Se noi lo andiamo a ridurre del 30, andremo completamente ad azzerare la possibilità di qualsiasi avversario di fare un critico. E questo è ottimo in tutti i contesti PVE. Nel caso del clan boss, e nel caso di un team in inammazzabile, potrebbe addirittura diventare controproducente perché. Maggiori saranno i danni che il boss riesce ad esprimere, maggiore sarà il controllo che lo Slow Boy riuscirà ad avere sul boss, perché sarà sempre a secco di vita rispetto agli altri. Oltretutto, questa destrezza la può utilizzare esclusivamente nel momento in cui gli avversari sono sotto al 50% del contatore di turno, dopo la riduzione del contatore che fa questa stessa skill. Eh, come dicevamo, mh, non è una skill che fa danni, è una skill esclusivamente di debuff, quindi piazzerà dei debuff e cercherà di controllare controllare gli avversari quindi per noi è del tutto inutilizzabile nel, nel nostro team e anzi andrà a compromettere quello che è la rotazione a quel punto tramite intelligenza artificiale bloccandola avremo chance ulteriori di piazzare dei veleni. Ne consegue che di tutte le sue destrezze L'unica che andremo a utilizzare di fatto è la prima. Fa danni e avvelena. I danni espressi a mano non sono così grossi come si può immaginare eh, o come potrebbe essere forse facilmente eh, immaginare, visto che comunque resta un campione di tipo assistenza. Eh, però comunque sono maggiori probabilità di andare a piazzare i veleni che alla lunga in un fight che comunque dura 50 turni, i suoi danni eh, li farà. Ma non è finita qui perché anche una passiva che è il motivo per cui abbiamo scelto questo campione, almeno all'epoca abbiamo deciso di impiegare Aux eh, per questo lavoro, perché quando attaccato aumenterà di un turno la durata di due debuff a caso sull'attaccante, si verifica una volta per colpo. Allora, due debuff non è tanto, è vero, però è sicuro, è garantito, quindi non è come per esempio Baluardo, che c'è il 30% di probabilità che sia veri, in questo caso è sicuro, ma ulteriormente è buono il fatto che si attiva una volta per colpo. Questo ci non era utile nel caso in cui utilizzassimo questo team in affinità perché come abbiamo visto ieri con Geomante il boss in affinità fa molti più colpi e di conseguenza ci saranno più circostanze in cui attivare questa destrezza passiva comunque anche nel boss void il suo lo fa eh, se va a aumentarmi la riduzione della difesa piuttosto che l'indebolimento insomma o qualche veleno di sicuro sono tutti danni in più eh, che il boss si prenderà nel corso di un fight comunque piuttosto lungo e anche soprattutto ricoprendo il ruolo di slow boy quindi noi sappiamo che lui prenderà due turni su tre del boss il fatto è che non lo faccia attaccando ma bensì subendo danni in ogni caso ogni turno in cui il boss attaccherà ci sarà la probabilità di innescarlo perché non ha tempi di ricarica questa skill quindi lui non ha bisogno di prendere turno per poterla riattivare anche se in un turno suo prenderà due volte i danni in ogni caso per ogni colpo che riceverà lui andrà ad estendere anche questa è un'ottima scelta per quanto riguarda proprio il ruolo di Slow Boy in questo caso. Questa è stata, eh, questa e la sua 1 sono state proprio le chiavi essenziali che ci hanno spinto a questa, su questa scelta. Pertanto facciamoci un attimo due conticini di game plan su come dovrà essere costruito il nostro Aux, ma come qualsiasi altro Slow Boy del resto, per fare il suo lavoro dovrà avere gli HP più alti di tutto il team. Attualmente il campione con più HP è la nostra guardatormenti con 42-43.000 più o meno, quindi dovrà avere di più di eh, 43.000 HP. Eh, idealmente tenetevi eh, in una vita compresa fra i 45.000 e i 47-48, indicativamente tenete conto che. Da descrizione di chi ha creato questo team, lo Slow Boy non deve superare il 125% dei massimi HP del secondo campione più alto, vale a dire, appunto, guarda tormenti. Fatevi due conti e vedete fin dove dovete spingervi. La difesa invece dovrà essere molto bassa. Poi capirete il perché domani durante il video, dove spiegheremo queste cose durante la rotazione. Perché è molto più semplice vedere e, e capire, insomma, mentre si vede in azione il team. E, e anche perché è molto importante comprenderlo se il vostro team presenta dei problemi. Andare ad analizzare nel dettaglio questo aspetto, vi assicuro che vi aiuterà molto a risolvere eventuali noie che può avere il team. Quindi, una difesa molto bassa, numericamente, stiamo parlando di un valore compreso fra 1500 e 1600, non di più. Comunque, sensibilmente più bassa rispetto agli altri. E ricordiamo che gli altri dovevano avere circa 2000 di difesa. La velocità. Eh, varia in base allo schema perché questo team può essere utilizzato sia contro il boss ultra che contro il boss incubo e potenzialmente anche contro il boss brutale, sebbene ci siano tutta una serie di cose di cui parleremo ancora una volta a tempo debito. Eh, comunque, la velocità. Per i boss ultra è compresa fra 111 e 118, se non ricordo male, mentre la velocità di Incubo è espressamente di 121 punti, non uno di più, non uno di meno. Nel costruire la build, dovremo tenere anche in considerazione la possibilità di cambiare un pezzo che ci dia questa velocità in più per poterlo utilizzare contro Incubo, e infine avremo bisogno, naturalmente, di una precisione che gli permetta di piazzare i suoi debuff. quindi. Superiore a 200, insomma, indicativamente superiore a 200 per poter mettere i suoi veleni e anche per estendere, perché ricordatevi che anche l'estensione dei debuff richiede precisione. Non contenti, naturalmente, cercheremo anche di dare un pizzico di attacco, tasso e danno al nostro AUX per permettergli di sfruttare i suoi moltiplicatori della 1, che non è niente di che, è 2 per 2 colpi, vale a dire 4 in totale, quindi non è una cosa assurda. Però un po' di danno lo farà e comunque vedrete domani poi che alla fine della fiera contribuirà eh, comunque in maniera sensibile al danno. Finale. Detto questo, direi che possiamo spostarci alla build e prendere in esame esattamente come abbiamo raggiunto queste statistiche e quali sono i criteri che abbiamo seguito eh, per farlo. Ed eccolo qui in tutto il suo mm, ranesco splendore. Non so, una rana? <ride> Spesso di sì. Un diciamo un rossastro. Comunque nel suo ranesco splendore. Allora, eh, 45.000 HP. Perfetti, sono circa 2.000 in più rispetto a quelli di guarda Non vogliamo niente di più rispetto eh, a quanto indicato, perché non è che deve avere più a capire del resto del team punto, quindi anche se ne ha 90.000. Va bene, perché devono essere tanti ma comunque eh, lui dovrà trovarsi molto presto con meno hp in proporzione rispetto a tutto il resto del team significa che se ne diamo troppi non prenderà abbastanza danno ok quindi 45.000 va bene tutto l'attacco che siamo riusciti a dargli partendo comunque da 991 che non è un valore enorme quindi per forza di cose non potremo arrivare a valori altissimi la difesa è di 1602 punti bassa ma è esattamente quello che volevamo la velocità è corretta per Lavorare contro ultra siamo perfettamente in range, come vi dicevo, appunto tra 111 e 118. Eh, tasso e danno vanno bene, forse il danno è molto molto basso, però capite che non impiegando uno scudo in questa build e poi capirete perché eh, ci mancano un bel po' di statistica a disposizione, quindi niente da fare. Eh, la precisione direi che è più che sufficiente, 293 per lavorare contro il boss ultra. La resistenza naturalmente non ci importa visto che lui non sarà soggetto ai debuff per tutta la durata della partita. Come dicevamo prima, eh, la sua velocità è l'unica cosa che cambia nell'utilizzo di questo team contro Ultra piuttosto che contro Incubo. Ne consegue che se noi costruiamo il nostro Aux perché sia perfetto senza un pezzo e poi andiamo a mettere quel pezzo che manca per raggiungere la velocità necessaria, siamo a posto. Infatti vedete che noi non abbiamo messo lo scudo ovvero l'unico pezzo che dona difesa flat al nostro campione, quindi una statistica che noi non vogliamo, e quindi anche mettendo un semplice scudo di livello 1 avremo la possibilità di dare la velocità necessaria al nostro campione, una difesa irrisoria e poi se avanza magari anche qualche altra statistica che può fare bene. E infatti il candidato sarà per i test contro incubo, questo scudo qui come al solito sono sempre in mezzo ai piedi, comunque vedete che ci dà tasso e danno, due statistiche che comunque... Possono farci bene e velocità 5 punti, esattamente quello che serve per passare da 116 a 121,00. Perfetto. <ride> non chiedevamo esatto. niente, niente di, più. di meglio, esatto. Quindi va super super bene così. Quando faremo i test contro incubo per questo team, ovviamente, il nostro Aux avrà a disposizione anche questo scudo. La difficoltà vera nella costruzione di una build del genere sono proprio i due, le due statistiche che noi non vogliamo assolutamente incrementare troppo, ovvero proprio la velocità e la difesa, perché per assurdo, è la prima volta in una costruzione dove dobbiamo avere la difesa più bassa del mondo, cioè, minimo, minimo, indisposizione. Dispensabile trovare eh, la sottostatistica non rollata, quindi il pezzo che per Antonomasia magari saremmo andati a buttare nel cestino è proprio magari quello che ci salva per questo tipo di costruzioni e anche questo lo rende un po' budget questo tipo di di team però in realtà è molto complesso perché nel cercare di dare tutto il resto comunque prima o poi ci scapperà quella statistica l'unica cortezza appunto è questa quindi fare molta 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 attenzione a tutto quello che sono le statistiche eh, con la percentuale quindi se troviamo un pezzo che comunque ci dà difesa percentuale ricordiamoci su un campione noi in questo caso abbiamo preso Aux ma lo slow boy potrebbe essere benissimo qualsiasi altro candidato che risponde alle nostre necessità Ecco che magari facilmente rischiamo di raggiungere il gol già solo con due pezzi messi su. I set sono molto importanti, dobbiamo fare molta, molta attenzione al tipo di set che utilizziamo. Eh, nel caso dello slow boy, la prim il primo focus è proprio sulle statistiche, quindi anche se noi costruiamo un campione completamente in set rotti, quindi sei pezzi di set diversi, non è un problema, anzi forse tante volte è meglio, a meno che, come in questo caso, non siamo andati a chiudere, per esempio l'unico set che è il precisione, che tutto sommato se ce n'è e in abbondanza, male non fa. Okay? Però per tutto il resto fate, fate veramente molta attenzione, anche andando a spulciare da un set eh, HP piuttosto che difesa, magari che sono set che non utilizzereste eh, facilmente su altri campioni, a, andando a fare delle costruzioni un po' più complesse su campioni più strutturati in questo caso magari potrebbero farvi sballare i conti velocemente quindi camerino di prova controllare bene farvi due conti magari anche carta e penna se non, volesse, non avete un foglio excel dove fare tutti i test e poi buttate su e fate prove mi raccomando non pensate che ok l'ho costruito bello bellissimo le statistiche sono quelle vado e funziona fate le prove fate le prove studiate bene come si comporta il team e domani vedremo perché? E infatti, proprio per questo, se notate in tutti i pezzi, in realtà, abbiamo cercato di evitare la difesa come la peste. Infatti, vedete che anche qui c'è eh, precisione con HP e attacco e difesa flat. Era impossibile evitare la difesa in qualche maniera. La difesa o la velocità, insomma, in qualche maniera. Abbiamo scelto la difesa, però la difesa flat che non ha subito nessun roll. Quindi, perfetto, anche qui vedete non c'è la difesa. Qui non c'è la difesa se non in versione flat e in tutti gli altri pezzi l'abbiamo evitata come la peste. Nell'arma ovviamente è impensabile che ci sia, ehm, nel, nell'elmo mi pare che ci fosse flat, esatto, anche qui flat, eh, qui assolutamente no, e qui l'unico posto in cui abbiamo trovato difesa percentuale, quindi un po' di sfortuna, ma capite che comunque va bene. Perché comunque siamo all'interno eh, dei range previsti e il team funziona quindi, anche se vi capita un roll, va bene lo stesso. Se avete la possibilità di partire da uno slowboy che ha già una difesa di base molto, molto bassa, sarà tutto molto più semplice. Aux partiva da 1100 che non è una difesa male, quasi 1200 che non è una difesa male, quindi bisognava stare molto, molto, molto attenti ai pezzi e in particolare non utilizzare difese percentuali perché sarebbe stato molto più difficile raggiungere i valori necessari. Altro piccolo dettaglio, vedete che eh, qui ho utilizzato uno stivale attacco percentuale del set vita divina e poi un'arma eh, del set resilienza. Originariamente non era così, originariamente questi erano entrambi due pezzi del set vita divina perché mi permetteva di raggiungere molto più facilmente, senza dover utilizzare glifi o altre cose, gli HP necessari, insomma, per funzionare all'interno di questo team. Sembrava tutto molto bello, ma purtroppo non funziona. Perché non funziona? Perché il set vita divina non mi dà semplicemente eh, un po' di vita in più quando ho chiuso il set, ma va anche a darmi un ulteriore 15% di autoscudo per tre turni. Un autoscudo basato sugli HP di questo campione, vale a dire 15% di HP in più. Soltanto per quei turni lì però, quindi eh, per due turni, per tre turni, a meno fin tanto che questo scudo rimaneva in piedi, Aox non subiva abbastanza danni e ehm, poi al turno dello stun non veniva scelto perché ovviamente aveva ancora troppa vita rispetto al resto del team, quindi attenzione non utilizzate set divini, perché potrebbero essere un problema sullo Slowboy. Su tutti gli altri credo di no, ma sullo Slowboy non metteteli, perché c'è il serio rischio che il boss rischi di fiondarsi su altri eh, target. E questo è quanto, in realtà, per la build. È tutto molto semplice nel momento in cui avete rispettato i criteri, però non si può sbagliare niente, raga tutto quello che abbiamo detto è tassativo, non ci sono escappatoie, non ci sono escamotage, non no, ci sono no. scorciatoie, no, niente, <ride> deve essere… Così. Non, non eh. c'è compromesso, non c'è assolutamente alcun tipo di compromesso, una volta che quelli sono i criteri, quelli vanno rispettati alla lettera, quindi lo slow boy è forse l'elemento più complicato da costruire, anche per questo vi abbiamo risparmiato la sua costruzione perché sarebbe durato ore questo video però il risultato finale come vedete è preciso alla lettera e così deve essere e piccole variazioni in termini di velocità e di hp anche per quanto riguarda il resto dei componenti del team vi assicuro che possono completamente compromettere la buona riuscita di tutto il lavoro perché se io mi tengo troppo basso di velocità con uno dei due componenti eh, dei due DPS che utilizzo rischio di sballare l'avanzamento del, co del contatore di turno. Se io sono troppo alto di HP con guardatormenti e non ho rispettato quel, eh, quella percentuale di differenza con lo slow boy... Questo rischia di compromettere tutto se lo slow boy ha troppa vita, come dicevamo prima, e non prende una percentuale di danno sufficiente già da inizio fight a renderlo il target. E questo è un problema, ragazzi. Vi scoppia tutto, vi esplode proprio tutto per le mani. È budget per quanto riguarda il concetto di inammazzabile, non è per niente budget per quanto riguarda la costruzione che invece è. Uno svenamento, perché veramente vi farà penare. Però, se fatto bene, le soddisfazioni sono tante. Sono veramente tante. Andiamo a vedere ora le maestrie, direi: maestrie che in realtà sono grosso modo le stesse. Che abbiamo seguito anche per altri campioni, però eh, con in realtà una sola piccola eh, postilla. Vale a dire prosciugavita, che ovviamente non deve esistere. Perché lo scopo dello Slowboy è restare a secco. Deve, deve rimanere con uno di vita per tutto il resto del fight, dopo le prime botte eh, Tranne per quella poca cura percentuale che fa la nostra amica Guarda Tormenti. Ne consegue che se non possiamo utilizzare prosciugavita. E dobbiamo affidarci solo alla cura di guardatormenti. Non potremo mai attivare castigo. È matematicamente impossibile attivare castigo affidandosi solo ed esclusivamente alle cure di guardatormenti. Quindi l'intero ramo difesa non ci servirà assolutamente a nulla. Va da sé che. Ehm, se invece il nostro amico Aux va a piazzare dei veleni può essere utile estendere questa probabilità di metterli quindi per una volta Cecchino e Maestro di Malefici eh, faranno il eh, caso nostro ci darà quel 5% di più in più di probabilità però è per due colpi eh, di andare a mettere i veleni e poi la probabilità di estenderli farli diventare per tre turni anziché per due eh, e poi affidarsi alla sua passiva e così via ecco quindi nel il percorso assistenza credo che farà al caso vostro, in particolare per questo campione, ma per il concetto di slow boy in generale, visto che comunque in questo team qualsiasi maestria del percorso difesa sarà completamente inutile e non potremo utilizzare castigo proprio per quello che abbiamo appena detto. Oltretutto anche la, la, seconda, eh, la seconda maestria della ram assistenza messa a fuoco sarà uno dei pochi casi dove veramente la sfrutteremo a Pieno perché non avremo mai skill in cooldown in questo caso soprattutto per quanto riguarda ox dove bloccando tutto il resto e spammando semplicemente veleni con la 1 lui avrà sempre un 20 di precisione in più quindi se vi trovate in difficoltà nella costruzione volete magari appunto state utilizzando proprio questo determinato campione ricordatevi di questa cosa se non arrivate alla precisione richiesta e vi manca quel poco non preoccupatevi inserendo questo tipo di maestria avrete comunque raggiunto il gol noi siamo andati ben oltre perché ci, ci, i pezzi a disposizione ci permettevano di andare ben oltre, ma soprattutto perché era inutile andare a pompare ulteriormente l'attacco su un campione che ha una, un moltiplicatore sulla 1 che non è niente di eccezionale. Magari altre tipologie di slow boy potrebbero richiedere più attacco, ed ecco che messa a fuoco sarà ancora più utile per magari andare a colmare. Eh, la lacuna che manca per raggiungere la precisione necessaria. E ora tassello dolente di questo campione: Tommy. Tommy, sì, Tommy, no. Tommy no raga perché tanto non andremo a utilizzare niente io glieli ho dati perché comunque poi eh magari la 1 sì magari no 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 sulla 1 assolutamente sì se siete fortunati gliene date uno alla volta eh, gli fate fare un pochettino di danno in più che comunque non è male e 20% extra di mettere veleni significa non metterli mai passare da non metterli mai a metterli <ride> ogni tanto eh, esatto. quindi va bene però le altre due, nel nostro caso non ci importano se invece utilizzate Aox in un qualsiasi altro team in dove volete, allora mettere i tomi a queste destrezze può essere interessante perché una cura del genere ogni tre turni è golosa davvero e, e anche la possibilità di ridurre l'attacco e il tasso. Ogni tre turni va comunque bene. Comunque anche soltanto la riduzione dell'attacco contro il boss, così come qualsiasi altro nemico è molto molto interessante. Ok? Quindi in un utilizzo più ampio va bene dappertutto. In un utilizzo come Slow Boy, basta solo la prima. Ricordatevi che uno Slow Boy può fare solo lo slowboy. Non c'è altro contenuto in questo gioco dove un campione vestito così possa essere utile, perché è troppo lento e troppo poco difeso. Quindi passino i 45.000 HP. Ma gli avversari possono farvi tranquillamente 45.000 di danno e shottarvelo in un colpo solo. E lui non ha modo di difendersi con questa velocità, perché è impensabile che possa prendere anche soltanto un turno contro gli avversari eh, delle roccaforti più alti o in qualsiasi altro contesto, ok? Quindi, quando fate uno Slow Boy, benissimo. Ma sapete che quello è un campione bloccato e non potrà fare nient'altro finché lo utilizzerete come tale. Direi che abbiamo detto tutto con questo. Abbiamo, credo affrontato tutte le problematiche che può generare uno slowboy in linea teorica eh, domani invece eh, affronteremo insieme tutte le problematiche che può generare in linea pratica, vale a dire quando poi si utilizza materialmente contro il boss quindi il video di oggi finisce qui abbiamo visto insomma come si costruisce uno slowboy i Criteri che si utilizzano per costruire uno slow boy. Eh, Domani sarà il grande giorno. Vi voglio numerosi, mi raccomando. Ma per oggi, ah, sì. ma per oggi finisce qui. Finisce qui quindi, lasciate un mi piace. Se avete gradito, mi raccomando. Scrivetemi i vostri, scriveteci, i vostri commenti qui sotto eh, perché li leggiamo. Anche Urco. Assolutamente. È stato e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Cosa super importante, accendete la campanella. E anche voi potrete avere uno spolverino piumato come quello di Aux. Che bello, non vedevo l'ora! Non vedevo l'ora. Eh. E infine, come diciamo sempre, siate furiosi ma rimanete bravi.